Sforzi raddoppiati perché le quattro scoppole rimediate a Novara, sviste a parte, non possono essere affrontate trincerandosi dietro l'alibi della congiura arbitrale. L'Avellino prosegue la marcia di avvicinamento in vista della sfida casalinga con il Bari, al ritmo di due sedute di allenamento al giorno. Questa mattina lavoro in palestra, nel pomeriggio trasferimento a Torrette di Mercogliano per una sessione di lavoro a porte chiuse. Certo assente il difensore Biraschi, impegnato con l'Under 21, da valutare Gavazzi, ieri indisponibile per via di una contusione al tendine d'Achille sinistro e dalle prese con terapie. Continuerà il suo percorso verso il rientro nell'undici titolare Capitan D'Angelo, che si sta mettendo alle spalle il trauma contusivo all'emitorace destro e alla ripresa ha svolto lavoro differenziato. Rientreranno dalla squalifica Paghera e Sbaffo, il primo sarà certamente titolare e questo pomeriggio introdurrà la sfida con i Galletti in sala stampa. Facilmente pronosticabili diversi cambi, non solo per ovviare all'assenza forzata di Pucino, espulso al Piola, ma soprattutto per ricercare equilibri e brio. In avanti, Joao Silva insidia Mokulu per una maglia da titolare, con Tavano pronto a vestire i panni di chi gode tra i due litiganti. In difesa probabile l'esordio dal primo minuto di Pisano, che dovrebbe agire sulla fascia destra, a meno dell'impiego del già citato Biraschi. In tal caso, l'ex Cagliari verrebbe dirottato sull'out mancino, ma la settimana è appena iniziata, il Lupo prepara il riscatto.